Muoversi fa bene alla salute per gli adulti. Per evitare l'inattività, se si sta seduti a lungo, ci si dovrebbe alzare spesso. Per le persone sedentarie, attivarsi, anche poco, è decisivo e apporta un beneficio diretto sul piano della salute. In linea di massima, le attività sportive praticate con una frequenza superiore a quella raccomandata portano benefici supplementari per la salute. Le donne e gli uomini in età attiva dovrebbero muoversi almeno 2 ore e mezzo a settimana, attività quotidiane o sport a intensità media. Oppure fare 1 ora e 15 minuti di sport o attività fisica a intensità elevata. Gli stessi benefici possono essere raggiunti combinando opportunamente attività fisiche a intensità media ed elevata. L'intensità media comprende ad esempio camminare a ritmo sostenuto, andare in bicicletta, spalare la neve o fare giardinaggio. L'intensità elevata comprende ad esempio tennis, bicicletta, nordic walking o esercizi cardiocircolatori con attrezzi. Chi è già attivo fisicamente, con un ulteriore allenamento della resistenza, della forza e dell'agilità, può fare ancora di più per la propria salute e la propria autonomia. L'ideale sarebbe ripartire le attività motorie su più giorni della settimana. Le sessioni di movimento della durata di almeno 10 minuti ciascuna possono essere sommate a fine giornata. Le persone che seguono queste raccomandazioni di base traggono benefici significativi e variati sul piano della salute generale e della qualità di vita.